ragazzi e bentornati a Make Shosha. Come promesso, oggi proviamo insieme Farpoint per PlayStation VR. Ho qui il mio fucilozzo, il mio controller AIM, sono pronto a giocare. Sono sicuro che mi divertirò troppo, anche perché ragazzi, cioè mi avete dato un fucile in mano. La realtà virtuale è la combo perfetta. Tant'è vero ragazzi che questo Farpoint sembra essere il capolavoro per VR. Quindi non vedo l'ora di provarlo insieme a voi. Sotto nei commenti fatemi sapere che ne pensate. Mi raccomando, lasciate tanti mi piace perché questa è un'anteprima. Io cercherò di farvi capire il più possibile quello che sto provando mentre gioco, perché poi è questa la cosa più strana da farvi capire, perché l'esperienza della realtà virtuale andrebbe più che altro vissuta più che vista così. Però ragazzi, se avete l'opportunità, provatelo perché è una figata. Ci proverò a trasmetterlo. Dall'altro ragazzi, cioè, vedete sto fucile, no? Mo io che devo fare con sto fucile? Ciao pianeta Terra. Ciao. Sono Eva Tyson, uno dei 230 scienziati e ingegneri dislocati qui sulla Pilgrim. La nostra stazione è qui per studiare un particolare tipo di radiazione. Siamo tutti qui solo per questo. Bene, l'universo è percorso da infinite radiazioni, ma ciò che rende speciali quelle presenti qui è l'assenza di una fonte percepibile. Masse di energia riversate nell'universo dal nulla. E questo spiega perché siano così affascinanti. Energia illimitata. Per sempre. Sì, eccoci ragazzi, abbiamo iniziato. Questa è la nostra navicella. What? Che figata. Wanderer, qui Pilgrim. Bella, zio. Il bocca porto è pronto. Attiva la sequenza di attracco automatico. Ok, come si fa? Come l'attivo? Ricevuto Pilgrim, qui Wanderer. Attracco automatico avviato. Grazie Wanderer, avanti così. Oddio ragazzi, quelli sono i miei piedi. Ok, attacchiamo automaticamente. Che spettacolo ragazzi, sta cosa la dovete provare da soli. Non riusciamo a sincronizzarci con il tuo modulo d'attracco. I tuoi sistemi di guida sono autonomi, ma noi serve ancora qualche istante. Okay. Ricevuto Pilgrim, attendiamo. Fuori. Guardate ragazzi, quello è Giove. Sei sposato? Quello è Giove. Sei sposato. Al momento non è una domanda pertinente. Ma che cacchio è? Giove, quella lì è la fonte di energia. Oh cavolo. Che succede? Sta per esplodere qualcosa. Oh mio Dio. Pilgrim, ci ricevete? Lo vedete anche voi? Dobbiamo muoverci. Ah, ma allora sono quei due lì. Dobbiamo fare presto. Wanderer, apri il boccaporto esterno. Ok, muoviamoci. Sì, voglio riprendere, ragazzi. Wow! Come lo dai lì? Come lo tagli il cordone? Taglialo, forza! Guardali, guardali! Taglialo! Taglialo! Però se lo tagliano diventano... cioè, vagano nello spazio. Propulsori, piena potenza! Wanderer, non abbandonarci! Chi ti abbandona? Non sto a fare niente. Chi è? Te sparo, la faccia. Zitta, stai zitta, che devo toccare qua? Stiamo entrando in un buco nero. Oddio ragazzi, io dovreste stare qua a fianco a me, lì c'è un posto vuoto. Potreste stare vicino a me, ma... oddio. Ok. Oddio, oddio. Prepararsi all'impatto. Come all'impatto? Oddio, ma dove sto? Prepararsi all'impatto. Oddio. Prepararsi all'impatto. Apri. Mi prepara l'impatto. Ecco, sono arrivato. Oddio, usciamo ragazzi. E più fucilozzo. Ecco, l'ho preso in mano. Sì. Muovi avanti. Oddio ragazzi. E così? No. Ok, così mi muovo destra e sinistra. Ci devo fare un attimo l'abitudine. Questa è la mia mano. Vabbè, per forza devo tenere la mano sul fucile. Spariamo, proviamo. Ragazzi, se me lo avvicino vedo il mirino. No, vabbè, sto gioco è tutto. Sto gioco è tutto, guardate. Così è normale, se lo avvicino all'occhio vedo il mirino. No, vabbè, raga, che spettacolo. Che spettacolo. E cosa? Oh, guarda se mi metto così, ragazzi. È come se fosse un fucile precisione. Ok, andiamo avanti. Questo che cos'è? Ripeto, qui Wanderer. Chiedo conferma, Pilgrim, mi ricevete? Lì c'è qualcosa, raga. Cioè non c'è bisogno che giro la visuale, perché ecco la visuale che la giro così. Ecco, se voglio girare sposto. No vabbè ragazzi, se voglio andare lì faccio così.
Oh mio Dio, no, vabbè, dai. Allora se voglio andare dietro. No, vabbè. Corri, corri. Fermi tutti. Qua forse stanno dei problemi. Che figata. No, vabbè, raga. Fermi tutti. Che c'è qua? Rilevato segnalatore dati. Trasferimento file. Eva! Eva! Posso? 900 metri. Ti vedo! Apri il paracadute! 600 metri. No, ma... non funziona! Afferrami! 300 metri. Non riesco a raggiungerti! Altri capitoli. Aperto una paracadute. No, no, no! Non alzati! No. Si sono divisi. Eva! Oddio, il paracadute è aggrovigliato. Apri quello di scorta. Eva, quello di scorta. Oddio. Eva. Eva, mi ricevi? Il segnalatore contiene anche dei file olografici corrotti. Dottor Moon, dottoressa Tyson, qui Wanderer, mi ricevete? Facciamo un po' di prove, ragazzi. Mamma mia, che cecchino. Altro che Call of Duty qui, ragazzi. Wow, ragazzi, guardate che mondo incredibilmente vasto. Lì c'è un vulcano. Sono un po' a bocca aperta. Scusate se magari non dico molto, ma perché è questo. C'è un mondo completamente esplorabile, perché noi potremmo andare lì o di qua a nostro piacimento. Wow. Secondo voi dovremmo arrivare lì al cratere? È abbastanza preciso però, eh. Guardate, mo voglio... facciamo una prova per testare la precisione. Tipo quelli lì. Se io lo tengo premuto? Ma si riscalda, sì. Attenzione, oh. Per agevolare il recupero dei file olografici, localizzare e scansionare tutti i frammenti. Premi il tasto indicato per scansionare l'area. Scansiono. Eva! Eva! È viva Eva però, Mo l'ammazzo io, raga. Era morta. Ti ho salvato. Proprio farlo. Forza. Va bene. Ma come prima voleva tornare dal marito, mosa. Sono vivi. Dai. Dottor Moon, dottoressa Tyson, se mi sentite, restate dove siete. Vi troverò io. Guarda che se glielo dici con tutto sto carisma, sicuramente. Ok, ragazzi, sono tornato. Mi sono acceso l'aria condizionata. Devo dire che ci frega niente. Comunque siamo pronti a sparare a qualcuno. Al primo che viene e si fa vivo io gli sparo, hai capito? Allora, sono vivi, ragazzi, eh. Vi abbiamo detto che li salveremo noi, non ci credo manco se lo vedo. Però noi dobbiamo sopravvivere. Non sappiamo dove, ma lo faremo. Ehi là! C'è qualcuno? Ehi ho! Come spunta un mosso davanti, lo faccio secco, ve lo giuro. Oh! Stanno uccidendo, raga. Cazzarola è quel coso. Fermi, che sparo, eh. Oh. Oh, quanto sei pazzo. Mi è venuto in faccia, ragazzi. Che burro. Tua zia, vieni qua. E chi è il prossimo, eh? Chi è il prossimo, lo vedo. Ce l'ho nel mirino. Saltano, ragazzi, questi ci saltano addosso, che è una meraviglia. Bella così, bella lì. E questo che è, dove va? Eccolo. Oh. Non vai da nessuna parte, bello mio. Ragazzi, c'è! Oh! Oh! Guarda che sei qualcosa, sei. Ragazzi, cioè, giocare con la realtà virtuale così, col fucile, è la cosa più bella del mondo. Assicurati di registrare tutto. Localizzare e scansionare tutti i frammenti.
Vanno avanti, vabbè, abbiamo capito ragazzi che questo è un ambiente ostile e ricco di esplorazione, ma cioè anche ricco di problemi, come avete visto. Oh, 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 eccoli che scendono dalle montagne. Volevi, volevi. Avresti voluto. Oh, eccoli. Dai, faccio salta questo. Vai, vai, vieni. Vieni, vieni. E tieni il resto, lurido bastardo. Oddio, raga. Oh. L'ho fatto esplodere proprio alla fine. Mannaggia voi. Mannaggia voi. È sparito quello, eh. Vieni, vieni. Non c'ho le bombe, sicuro. Più avanti, ragazzi, sicuramente si prenderanno nuove armi, nuove cose. Questo è solo l'inizio, però io vi volevo far vedere intanto com'è il gioco e che cosa si può fare quando col fucile, col nuovo I'm controller. Oh, sei buono, stai. Vabbè ragazzi, io direi che ci possiamo salutare qui. Vi volevo far vedere com'è Farpoint. È veramente la killer app per quanto riguarda il VR. Cioè va provata per capire bene come ci si sente. Cioè noi adesso ci saremmo potuti girare a 360 gradi. Avete visto soprattutto quanto è preciso l'aim controller. Cioè veramente è come avere un fucile vero e proprio. Immagino quando avremo nuove armi, fucili al plasma, fucili a pompa, granate, robe varie, ragazzi, sarà troppo divertente. Soprattutto quando ci saranno veramente mostri in ogni dove. Questo qui è solamente l'inizio. Però già da qui, ragazzi, ci sono tante tante cose che rendono il gioco interessante. Quindi chi ne sa, ragazzi, magari a 25.000 mi piace continuiamo. Fatemelo sapere sotto nei commenti. Fatemi sapere anche la vostra se vi è piaciuto. Io vi do appuntamento ai prossimi video. Un saluto a tutti, Amex Shosha. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao. Mike Shosha. Tutti quanti amano. Mike Shosha.